L'acqua è la sorgente della grazia dal battesimo, è punto di riferimento di chi è assetato e affamato di Eucaristia, ma soprattutto di ascolto della parola, per cui anche chi fosse lontano, chi avverte come un peso, per esempio, chi vive una seconda relazione coniugale, e la vive con nostalgia, con disagio dal punto di vista religioso, ma non più da un punto di vista relazionale per le esperienze più varie, che nessuno si assolve da solo o nessuno può essere assolto così. Cioè, anche in questa occasione è opportuno fare queste riflessioni, ma partecipando all'Eucaristia e sentirsi dire beati gli invitati, si riscopre il senso della comunità. Perché insieme si attinge alla sorgente e insieme ci si nutre. Così come i bambini vengono nutriti anzitutto dalla mamma e poi cominciano ad essere autonomi e ad avere le loro esigenze e preferenze di cibi. Ma il cibo fondamentale e indispensabile è quello che ci alimenta per la vita e per la vita spirituale. Allora ascoltiamo Don Vito Mignozzi, che ringrazio per la sua disponibilità e per quanto ci dirà. Un momento, buona preghiera, in piedi. Abbiamo il foglio della preghiera del cammino sinodale. Siamo davanti a te, Spirito Santo, mentre ci uniamo nel tuo nome, con te solo a guidarci, vieni e prendi in casa dei nostri cuori, insegnaci la via da seguire e come dobbiamo percorrere. Siamo deboli e peccatori, non lasciare che muoviamo. Ci mettiamo seduti prima di ascoltare Don Vito, una sua presentazione da parte di Don Tony Bergamo, che è il preside dell'Istituto Superiore di Scienze Religiose, direttore dell'Istituto Superiore di Scienze Religiose, Don Tonino Bello della Metropolia di Lecce. Don Vito Mignozzi è presbitero della diocesi di Castellaneta ed è preside della Facoltà Teologica Pugliese, professore ordinario nella Facoltà Teologica Pugliese, nella quale insegna Ecclesiologia e Teologia dei Sacramenti presso la sede di Molfetta. Offre annualmente corsi al ciclo di licenza in Teologia Dommatica nella medesima facoltà. Dal 2005 al 2012 ha insegnato Teologia Fondamentale e Antropologia Teologica presso l'Istituto Superiore di Scienze Religiose Monsignor Anselmo Pecci di Matera. Dal gennaio 2016 al dicembre 2021 è stato direttore dell'Istituto Teologico Pugliese Regina Puglia di Molfetta. Dal 2009 è direttore dell'Ufficio Catechistico Diocesano. Dal 2018 al 2019 è stato incaricato per la Commissione della Dottrina della Fede, Annuncio e Catechesi della Regione Ecclesiastica Pugliese e dal 2020 è incaricato diocesano per la formazione permanente del clero. È vicepresidente dell'Associazione Teologica Italiana. Dal 2021 è consultore teologo presso il Dicastero delle Cause dei Santi. Tra le pubblicazioni più recenti ricordiamo il commentario al decreto conciliare
Apostolicam Actuositatem per le edizioni deoniane di Bologna nel 2018 e il manuale di ecclesiologia pubblicato con la stessa casa editrice nel 2019. E infine, ancora a tavola, Cibo, Fede e Postmodernità, edito dalle edizioni Messaggero di Padova nel 2020. Grazie Don Toni. Il Vescovo ha già fatto l'introduzione, quindi mi esimo dal farle, da dire due parole, soltanto il saluto da parte di Monsignor Vicario Generale, che non sta bene, per cui mi ha pregato soltanto, ecco, di darvi il suo saluto, e lascio immediatamente la parola a Don Vito. Grazie Don Vito per quanto ci donerai. Anche da parte mia intanto buonasera a tutte e a tutti. Ringrazio per questo invito intanto l'Arcivescovo e poi chi attraverso l'impegno che ha in diocesi mi ha raggiunto con questa proposta. Sono contento di poter essere con voi in queste due serate, di poter rivedere anche amici degli anni della formazione, poi anche tanti studenti che ormai servono la Chiesa di Lecce nel presbiterio. E poi anche laici che in un momento o nell'altro dei nostri cammini formativi, anche regionali, abbiamo avuto modo di conoscere. Mi avete invitato a parlare di un tema che è decisivo per le nostre chiese particolari. Ritengo sia un tema, quello della parrocchia, che veramente merita di essere guardato con molta attenzione, da una parte, e dall'altra parte con altrettanto coraggio, con un po' di speranza, perché in gioco è il futuro della nostra vita di credenti, ma anche il modo con cui come credenti vogliamo continuare a stare in questo mondo, portando avanti l'annuncio del Vangelo, portando avanti quello stile che appartiene alla Chiesa di Gesù e che nella forma della parrocchia ha trovato sempre una espressione particolare, singolare. A più riprese Papa Francesco ce lo ha ricordato e continuamente ce lo ricorda, cioè che non si può immaginare la Chiesa senza la parrocchia. Non si può pensare che la parrocchia sia giunta ad un capolinea e dunque è il momento di voltare pagina. Parlando all'Azione Cattolica nell'ottobre scorso, Papa Francesco è arrivato a dire che la parrocchia è indispensabile per la vita della Chiesa, in particolare in questo momento. È un'espressione molto forte, è anche una presa di posizione, mi sembra, che meriti di essere considerata, certo perché viene anzitutto dal Vescovo di Roma, ma perché dice una verità riferita alla vita delle nostre comunità. E lo stesso titolo che avete dato a questo convegno di tre giorni, la parrocchia chiesa pellegrina tra le case degli uomini, dice qualcosa di importante della parrocchia, perché dice anzitutto una condizione di itineranza, il pellegrinaggio. La parrocchia è chiesa che è in cammino, è pellegrina nella storia, ma poi dice anche il titolo una collocazione. La parrocchia è tra le case degli uomini. La parrocchia è il luogo in cui la Chiesa incontra concretamente la vita degli uomini e delle donne. La parrocchia è il luogo che abita tra le case e che fa abitare il Vangelo, la presenza del Signore tra le case degli uomini e delle donne. Dunque è un titolo, quello che avete scelto, che da una parte dice un dinamismo, un cammino, la Chiesa che cammina con gli uomini di ogni tempo, ma poi dice anche una compagnia. La Chiesa cammina in compagnia di uomini e di donne. Ecco, mi pare che questo titolo possa offrirci, direi così, la prospettiva di fondo dalla quale partire per questi due giorni, per la riflessione di questi due giorni. Ed è proprio su questo sfondo che desidero offrirvi una riflessione che si articolerà in due momenti. Dovrete sopportarmi per due sere. Annuncio che la terza sera arriverà un collega di
della facoltà teologica, un professore di teologia pastorale che è molto più scoppiettante di me, quindi se in queste due sere un po' vi annoierò, venite alla terza che sicuramente sarà molto più leggera e anche un po' più provocatoria della mia. Ecco, a parte la battuta, queste tre sere che abbiamo pensato insieme al professor Zaccaria, Don Francesco, vogliamo un po' provare a accompagnarvi in un itinerario che già da stasera pone un primo passo. Il passo di questa sera è uno scavo, una ricostruzione di quello che la storia, almeno di questi ultimi secoli, ci consegna in riferimento alla parrocchia di oggi. Qualcuno potrebbe domandarsi, ma cosa c'entra in un convegno diocesano sulla parrocchia partire da una ricostruzione storica che potrebbe magari interessare soltanto gli specialisti o chi magari è un fissato della parrocchia e dunque vuole andare a ricostruire un po' la storia della parrocchia? Ecco, potrebbe sembrare un po' esagerata una partenza di questo genere, ma vi spiego un po' quali sono le ragioni che mi hanno portato a questa scelta. Non vogliamo fare una archeologia della parrocchia stasera. Non voglio, peggio, tediarvi con una lezione di storia della parrocchia. Ma il mio intento è quello di dire: la parrocchia di oggi è anche il risultato di una storia. In fondo noi siamo la nostra storia. Se ci pensiamo, la nostra vita coincide con la nostra storia, con quello che abbiamo vissuto, con quello che è stato il nostro cammino di maturazione, di crescita, di scelte, i nostri modi di pensare che si sono consolidati. Noi siamo la nostra storia. Ma questo vale anche per la parrocchia. La parrocchia di oggi ha una storia che noi siamo chiamati ad onorare anzitutto, a non cancellare. Perché questo potrebbe essere il rischio, no? Di dire, ma va bene, ma noi non siamo più al Concilio di Trento, non siamo più in quel periodo e dunque dobbiamo essere attuali, dobbiamo essere moderni. E alle volte espressioni di questo genere sono molto ideologiche, perché evidentemente non conoscono e non esprimono la ricchezza che ci viene da una storia. In fondo, se oggi la parrocchia tutto sommato regge ancora, è perché ha una storia. E in questa storia ci sono elementi che hanno configurato il volto della parrocchia, insieme ad altri che sono stati più fortemente legati ad un momento preciso. Allora, il lavoro di questa sera che vorrei proporvi è questo: quali sono gli elementi che dalla storia abbiamo imparato a conservare? E quali sono gli elementi che sono legati ad un contesto, ad un momento storico, e che evidentemente chiedono di essere superati, perché quel contesto, quel momento storico, oggi non c'è più. E dunque certi modelli, certe espressioni di parrocchia legati ad un contesto, oggi evidentemente hanno bisogno di essere rivisitati. Ecco. Spero di essere stato chiaro sull'intento della mia chiacchierata di questa sera. Dunque, ripeto, non voglio fare una storia della parrocchia, ma voglio un po' riaccompagnarvi attraverso il tempo, provando a cogliere che cosa abbiamo imparato dalla storia della parrocchia e anche e soprattutto che cosa è accaduto in questa storia, per offrirci dei criteri di lettura per l'oggi. Tante volte noi, quando facciamo a meno della storia, scivoliamo nell'ideologia. Quando dimentichiamo che siamo eredi di una storia, prendiamola con planare, ce ne andiamo su altre vie e dunque assolutizziamo una dimensione, un aspetto, non rispettando una eredità che i nostri padri ci hanno consegnato, e dunque lì, capite, ci mettiamo in mano a, diciamo, idee, peggio, ideologie che non ci portano da nessuna parte. Fare riferimento all'eredità che la storia ci consegna, invece, può essere un modo per un sano discernimento oggi. E visto che siamo in un cammino sinodale,
che ci chiederà tra questo secondo anno e il prossimo di attivare nelle nostre comunità processi di discernimento, allora ritengo che sia opportuno fare questo primo passaggio, in modo che tutti quanti abbiamo davanti agli occhi che cosa è accaduto, perché è accaduto e che cosa oggi siamo chiamati a fare. Avete sotto mano, sì o no, lo schema? Ecco. Avete sotto mano lo schema della relazione di questa sera, potrebbe servirvi per seguirla, ma anche per rendervi conto di quando sto concludendo e quindi per insomma allietarvi se capite che sono ormai verso la fine e dunque potete fare in tempo magari ad andare a vedere il Grande Fratello, visto che qualcuno mi ha chiesto di non essere troppo lungo perché c'è il Grande Fratello questa sera. Allora comincio subito. Parto da un primo momento che nella storia della parrocchia ha significato davvero una svolta radicale. Faccio riferimento a quel grande momento storico, ormai distante da noi 500 anni, sembra un'eternità, ma il risultato di quello che è successo noi in qualche modo oggi continuiamo a sperimentarlo nella nostra vita. Faccio riferimento a quel grande momento storico che è stato il Concilio di Trento. Siamo nel XVI secolo. È un tempo quello in cui quell'evento, il Concilio di Trento, consegna alla parrocchia un grande compito. La parrocchia dal Concilio di Trento è stata incaricata di tradurre concretamente il processo di riforma che il Concilio di Trento aveva messo in opera. Quindi capite quanto è importante quello che la parrocchia diventa a cominciare, direi in maniera particolare, da quel momento storico. Perché, dicevo, il Concilio consegna alla parrocchia un grande compito, quello di mostrare il volto di una Chiesa che si radica nel territorio e dunque affidare a quella territorialità organizzata il ruolo di un rinnovamento nato dal Concilio. Sapete qual è la prima risoluzione che interessa la parrocchia da quel momento? L'obbligo di residenza del parroco. Oggi è una cosa scontata, nel senso che tutte le parrocchie o quasi hanno la canonica, e se non hanno la canonica il parroco abita lì vicino, ma vi assicuro che all'epoca non era proprio così. L'obbligo di residenza del parroco. Cosa significa una indicazione di questo genere? Significa che da quel momento comincia a svilupparsi una relazione stretta tra il parroco e la parrocchia, cioè tra l'ufficio pastorale e un contesto preciso nel quale questo ufficio deve essere svolto. Dunque non si tratta soltanto di una presenza materiale, cioè che il parroco finalmente era riconoscibile nella chiesa parrocchiale. Non è soltanto il fatto di una presenza che prima mancava o prima era sporadica, episodica, e poi da quel momento diventa una presenza stabile, fissa. Non è dunque soltanto la questione di una presenza materiale, ma si tratta invece di una responsabilità. Al sacerdote viene affidata la responsabilità della cura delle anime. E qui si prefigura anzitutto un primo momento e un primo modello anche di pastorale. Per cui alla parrocchia viene affidato un compito oneroso di accompagnare i cristiani, direi così, dalla culla alla tomba. E il parroco era colui che questo itinerario lo compiva con i suoi parrocchiani. Il parroco era colui che accompagnava la vita dei parrocchiani dal loro inizio, col battesimo, al momento in cui per loro la campana della parrocchia suonava per l'ultima volta. Non è un elemento di poco conto questo. Intanto perché dice il modo con cui il parroco comincia a farsi presente nella comunità, ma anche ciò che la comunità, o meglio la parrocchia, comincia a significare per i credenti dell'epoca. E in questo contesto
Ovviamente il parroco segue in particolare i momenti di passaggio della vita dei suoi parrocchiani, e questi momenti di passaggio ricevono una loro sacramentalizzazione. Il parroco diventa colui al quale è affidata l'amministrazione dei sacramenti. Non è un elemento scontato questo, perché la storia ci insegna come l'amministrazione dei sacramenti fino a quel momento era in preda e in mano alle famiglie. Era la famiglia che si andava a scegliere il prete di turno, forse lo fa ancora oggi, qualche volta arriva per la celebrazione dei sacramenti il parroco che è amico magari di famiglia. Ma al di là di questo, il Concilio di Trento lega molto l'amministrazione dei sacramenti a quello che è colui che è la guida della comunità, al parroco. Ma questo, capite, che crea nella esistenza dei singoli parroci qualcosa di estremamente nuovo, qualcosa di estremamente impegnativo. Certo, il parroco del XVI secolo non era come il parroco di oggi, perché era ancora un parroco, per la maggior parte dei casi, non debitamente formato. Ci sono alcuni studi storici che mostrano come i parroci del XVI secolo alle volte si muovevano con molta facilità tra il culto, la religione, la magia, l'esorcismo, ciò che era liturgico, ciò che era magico, e per cui la stessa persona, dice uno storico della parrocchia, era capace di battezzare ma anche di predire il futuro, di consacrare un'ostia o consacrare un sortilegio per amore, di confessare o di sacrificare al diavolo. Sfaccettature che si trovavano nella stessa persona. Ecco, questo lo sottolineo perché? Per sottolineare un'altra dimensione che dal Concilio di Trento comincia, e cioè l'esigenza di una formazione del clero. Non era più possibile che il clero in qualche modo non fosse formato. Perché? Perché aveva da portare avanti la cura delle anime, aveva da accompagnare la vita di persone, di storie di vita. Ecco, tutto questo si manifesta in modo particolare nei secoli successivi. Quindi nasce il catechismo per i parroci con Pio V, e con questo nasce una attenzione in particolare alla educazione alla fede. In una prospettiva che, capite molto bene, all'epoca era una prospettiva, direi, un po' unidirezionale. Dal parroco, colui che si era formato, verso tutti gli altri. Ecco, la comunicazione ecclesiale era una comunicazione all'epoca, direi così, unidirezionale, da chi sapeva verso chi si riteneva non sapesse. Questo è molto importante coglierlo sul piano degli effetti, poi. Quando arriva il Vaticano II, comincerà a dire: qui nella Chiesa siamo un popolo di Dio e i soggetti ecclesiali siamo diversi, e dunque non è più possibile che la comunicazione ecclesiale vada solo da una direzione verso un'altra. C'è bisogno di una circolarità. Ecco perché è importante allora cogliere che cosa accadeva e che cosa accade poi successivamente. E dentro questo percorso un altro elemento importante che il Concilio di Trento determina per la parrocchia è la precisazione dei confini territoriali. La parrocchia insiste in un territorio. E qui nasce l'esigenza di una parrocchia che non sia legata a territori troppo estesi, e per cui si provvede magari allo smembramento dei territori, alla creazione di altre parrocchie. Con quale intenzione però? Con l'intenzione che si manifesti una prossimità da parte del parroco nella cura delle anime. Il parroco deve essere nella condizione di poter essere vicino davvero ai suoi parrocchiani. Questa è l'idea di fondo. Cioè, il parroco deve essere uno che, se deve accompagnare davvero dalla nascita, dalla culla alla tomba, allora deve essere uno che può davvero essere vicino, prossimo
alla vita dei suoi parrocchiani. Di qui nasce l'esigenza di una divisione dei territori in modo tale che la parrocchia non sia estremamente ampia, perché tutti possano essere conosciuti, tutti possano essere accompagnati. C'è uno storico della parrocchia che scrive, mi piace molto leggervi questo passaggio perché ci fa comprendere tante cose di quello che è accaduto anche in tempi più recenti in riferimento alle nostre parrocchie. Dice questo autore: molte parrocchie, sotto l'impulso di vescovi che si erano nutriti della riforma di Trento, organizzarono per l'infanzia e l'adolescenza corsi sistematici e regolari di catechismo. Istituirono luoghi e locali di convegno, di ricreazione, per completare la formazione, ma non furono dimenticati i fedeli di età maggiore, per la cui istruzione si diede avvio al catechismo degli adulti con frequenza domenicale. Fino a un po' di decenni fa, la domenica sera nelle parrocchie, mi sembra un po' chi è più avanti nell'età si ricorderà che non c'era in genere la parrocchia, la messa. C'era la funzione e accanto alla funzione c'era un momento di catechesi degli adulti. Ecco, non stiamo parlando del Cinquecento, stiamo parlando degli ultimi, insomma dopo la metà del Novecento ancora questo accadeva, per dire cioè come una eredità che ha fatto sviluppare la parrocchia. E dunque ci troviamo in un momento in cui quella parrocchia era aderente al contesto in cui si viveva. Che contesto era? Il contesto era quello di una società complessivamente tutta cristiana. La parrocchia di Trento, questo lo voglio sottolineare, la parrocchia di Trento nasce per una società cristiana. La parrocchia di Trento nasce per una società che ha un tessuto di cristianesimo diffuso. Che cosa voglio dire con questo? Voglio dire che si nasceva cristiani. Perché? Perché i grembi generatori della fede non stavano anzitutto nella parrocchia. I grembi generatori della fede stavano nella famiglia, nella scuola. E quando si arrivava in parrocchia, il compito della parrocchia era semplicemente quello di offrire una grammatica che potesse mettere un po' in ordine una lingua che si era già appresa altrove, cioè a casa, attorno al fuoco, la sera, attorno al camino, quando la nonna o i genitori in qualche modo accompagnavano all'esperienza della fede. Questo è importante riconoscerlo, perché di fronte a questa realtà noi oggi facciamo i conti con una situazione completamente nuova. E dunque capite, annuncio ciò che poi dirò verso la fine, accorgerci che non siamo più in una società cristiana ci deve far aprire gli occhi sul fatto che non possiamo più immaginare che siano altri ad introdurre alla fede, perché questo non accade più. E dunque questo è un compito che ora la parrocchia deve riconoscere come proprio, perché se ci sono catechisti e catechiste qui presenti potranno riconoscere come quando i bambini arrivano per l'inizio della catechesi, magari a 6, a 7 anni, noi ci rendiamo conto che sanno usare benissimo il cellulare, sanno fare di tutto, tranne che magari il segno della croce. 6, 7 anni sono passati della loro vita, sono dei magari espertissimi nelle tecnologie, in tutto quello che la vita già le ha fatto insegnare loro, imparare a loro, ma quando dici facciamo il segno della croce, cominciamo a segnarci col segno dei cristiani, è come se sentono per la prima volta questo. Questo non accadeva quando la società era tutta cristiana, perché la famiglia, la scuola erano grembi generatori alla fede. E dunque il compito della parrocchia, quando arrivavano i ragazzi per la catechesi, era un altro, non certo quello di generare alla fede. Ecco, questa è una sottolineatura che mi sembra molto importante, perché questo ci aiuta allora a cogliere come in una società che è mutata, evidentemente anche la proposta cristiana che una comunità fa deve necessariamente mutare.
Questo è un grande scoglio col quale noi facciamo i conti. Un po' perché, io faccio un po' il sindacalista dei catechisti in questo momento, no? Perché veniamo da decenni in cui i catechisti, le catechiste, poveretti, hanno dovuto sobbarcarsi il compito della catechesi, no? E ora dobbiamo dirgli attenzione perché dovete cambiare, attenzione perché la dottrina, la catechesi fatta nell'aula del catechismo, tutti in cerchio, con il registro delle presenze, con un momento quasi un po' scolastico di dottrina. Attenzione perché questo non funziona più. Certo, è vero, non funziona più. Però attenzione perché non è solo il compito dei catechisti rinnovare i processi di iniziazione alla vita cristiana. Non possiamo continuare a caricare solo sulle spalle dei catechisti un compito di rinnovamento così impegnativo, no? Ma è un compito che la comunità cristiana deve sentire come proprio. Ed è un compito che scopriamo nella sua, diciamo, esigenza, se cogliamo allora da dove nasceva un modello di pastorale, da dove nasceva un modello di evangelizzazione, da dove nasceva un modello di parrocchia di altri tempi. Tempi che non ci sono più, evidentemente. Tempi che sono cambiati, perché la parrocchia tridentina era pensata per un gruppo sociale omogeneo, per situazioni di vita, per tenore sociale, per tradizioni, soprattutto un gruppo sociale stabile, stabile. Oggi questo è difficile da riscontrare. È difficile da riscontrare in una diocesi di provincia come è la mia, quella da cui provengo, molto di più, immagino, è difficile riscontrarlo in una diocesi come la vostra, che ha una città, Lecce, che evidentemente mette di fronte a situazioni nuove, completamente nuove, rispetto a quelle che magari erano situazioni anche vissute, non vorrei andare troppo lontano, 10 anni fa, 15 anni fa. Allora, la lezione della storia ci serve per aprire gli occhi sull'oggi e per dirci con coraggio che non sono più gli stessi tempi di quel momento in cui la parrocchia era pensata in un certo modo, in un certo momento. Vado al secondo passaggio. Ce la fate ancora un altro po'? Il secondo passaggio è quello che ci fa fare una sosta su quello che è stato un altro momento importante per la storia della parrocchia. Faccio riferimento al Concilio Vaticano II. Dunque vi chiedo di fare un salto pericolosissimo di 400 anni. In quei 400 anni è successo un po' di tutto, ma non è il caso appunto questa sera di richiamarlo. E che cosa accade un po' prima del Vaticano II? Accade che alcune trasformazioni sociali cominciano anche a mettere in evidenza che quel modello di parrocchia che aveva fatto tanto bene, che aveva formato generazioni e generazioni di credenti, tutti alla stessa maniera, perché quando si arrivava in parrocchia c'era un percorso uguale per tutti, che doveva accompagnare dall'inizio fino alla fine, tutti formati alla stessa maniera, tutti che erano abilitati a vivere nella vita cristiana, formati secondo idee estremamente chiare, quelle per tutti. Quando la società comincia a cambiare, quando ci si rende conto che quella territorialità che tanto aveva arricchito i credenti dei secoli precedenti comincia a mancare, quando ci si rende conto che ci sono alcuni che non praticano l'esperienza della fede, si è cominciato a dire che forse era giunto il momento di pensare a una parrocchia che facesse i conti con la missione. Soprattutto nei paesi del nord, nel nord Europa, in Germania, in Francia. Questi fenomeni sono avvertiti in maniera molto più forte di come erano avvertiti in Italia. E però sapete che nella Chiesa abbiamo questa ricchezza, cioè che quello che accade altrove poi diventa un po' ricchezza per tutti.
E dunque le attenzioni, le riflessioni che arrivavano dal nord Europa circa l'esigenza di ripensare la parrocchia in una prospettiva che faceva i conti un po' di più con la missione, porta al Vaticano II una ricchezza. E il Vaticano II, di fatto, a differenza del Concilio di Trento, non sceglie la parrocchia come luogo in cui ancora una volta attuare la riforma del Concilio, ma questa volta il Concilio Vaticano II sceglie la Chiesa particolare, sceglie la diocesi. Perché? Perché dopo secoli e secoli in cui la Chiesa era stata in fondo solo una Chiesa unica e le diocesi soltanto un po' dei distretti amministrativi di un'unica grande Chiesa e i vescovi come delegati del Papa, il Vaticano II riconsegna alla diocesi il ruolo di Chiesa in tutti i sensi e il vescovo è riconosciuto come il pastore proprio di quella Chiesa. Ecco, questo è un passaggio molto importante, perché capite allora che la parrocchia dal Vaticano II diventa il luogo in cui una Chiesa particolare, in questo caso diciamo la Chiesa di Lecce, vive, opera. Dove la Chiesa di Lecce si rende presente, vive e operante, porta avanti la sua missione? In quelle che sono i luoghi in cui essa si esprime, anzitutto e in maniera unica, le parrocchie. Ecco, questo passaggio è un passaggio importante, perché capite che dentro lo sguardo nuovo che il Concilio dà alla Chiesa, allora le diocesi, le chiese particolari diventano il luogo in cui il rinnovamento conciliare potrà trovare una sua espressione. E da questo punto di vista, allora, le parrocchie diventano poi concretamente il luogo in cui la vita di una diocesi concretamente si esprime. Allora, esprimo anche qui alcuni passaggi che sono legati al volto di parrocchia che deriva da questo secondo elemento decisivo che il Vaticano II ha significato. Che cosa emerge nel Concilio Vaticano II? Anzitutto alle parrocchie è affidato un compito di rappresentatività. L'ho già detto prima, ora lo ribadisco. Sono le parrocchie che esprimono la vita di una chiesa locale. Sono le parrocchie il luogo in cui si rende presente sul piano liturgico, in primo luogo, sul piano della formazione, in secondo luogo, sul piano dell'evangelizzazione, il cammino di una chiesa particolare. La parrocchia diventa il luogo in cui la comunità diocesana vive legata ad un territorio, legata ad uno spazio sociale, culturale particolare. E gli elementi che caratterizzano il volto della parrocchia che nasce al Vaticano II sono due: il Vangelo da testimoniare e l'Eucarestia da celebrare. Questi sono i due principi fondamentali attorno ai quali la vita della parrocchia col Vaticano II trova una sua riformulazione in una idea di Chiesa che diventa quella di un popolo di Dio. Questa è la grande chiave di lettura del Vaticano II. La Chiesa è il popolo di Dio che vive nella storia. E questo popolo poi che forma prende, se non quello di comunità cristiane, appunto le parrocchie, in cui la dimensione popolare del cristianesimo trova concrete forme di espressione. Mi pare che questo sia un passaggio decisivo nella ricomprensione di ciò che le parrocchie diventano col Vaticano II. Sottolineo questo aspetto. La parrocchia del Vaticano II è un luogo in cui vive il popolo di Dio. E dunque vive una sua condizione estremamente popolare. La parrocchia che nasce col Vaticano II vuole essere davvero una chiesa di tutti e una chiesa per tutti. Questo è importante sottolinearlo,
Perché qui c'è la grande differenza tra ciò che è la parrocchia e ciò che deve essere la parrocchia e ciò che sono esperienze all'interno della parrocchia o all'interno della Chiesa. La parrocchia del Concilio Vaticano II non è una parrocchia di élite, permettetemi di esprimermi in questo modo. Non è una parrocchia per alcuni, non è una parrocchia solo per una ristretta cerchia, ma la parrocchia del Vaticano II è chiamata a tenere questo tratto popolare, cioè a tenere un profilo, una figura capace di poter essere raggiunta da chiunque lo voglia, da chiunque lo voglia. Qualcuno dice che il Vaticano II ci ha consegnato una idea di parrocchia come di una istituzione debole. Ha ragione. In che senso? Spiego per evitare l'ambiguità di questa espressione. Istituzione debole significa che non è una istituzione come tante altre nella Chiesa che chiede altro rispetto al battesimo. Penso ci sia qualcuno dell'Azione Cattolica, forse, no? Per appartenere all'Azione Cattolica non basta il battesimo, c'è una tessera, c'è un'appartenenza in più, cioè c'è una esigenza in più per far parte, non so, del cammino neocatecumenale, occorre molto altro rispetto al battesimo. Potrei fare ancora altri esempi, no? La parrocchia chiede solo questo, chiede il battesimo e la fede. Neanche chiedendo una fede che sia adulta, matura, una fede che sia perfetta. Questo è importante che ce lo ricordiamo, perché oggi questo aspetto deve essere difeso a denti stretti, perché qui sta la posta in gioco della parrocchia, anche di questi tempi, mantenere il suo profilo popolare. La parrocchia italiana, soprattutto, se perde il suo profilo popolare, diventa esattamente altro. Diventa esattamente altro. Un profilo popolare significa che chiunque, in qualsiasi momento della propria vita, sa che nella parrocchia può trovare una comunità in cui c'è spazio per lui. In qualsiasi momento della sua vita, lo diceva l'arcivescovo già iniziando, facendo il riferimento a coloro che vivono magari una situazione matrimoniale particolare. Ma non solo questo in questo caso, ma direi molti altri casi. Nella parrocchia chiunque deve poter trovare, se lo vuole, uno spazio, una comunità, persone che possono incontrarlo, che sono disposte a dare attenzione, a dargli attenzione. Questo significa mantenere la parrocchia come una istituzione debole, non rafforzarla con esigenze che non le appartengono, perché diventerà immediatamente altro rispetto a ciò che la parrocchia invece deve poter continuare ad essere. E questo nasce come scelta del Concilio. Quando il Concilio ha detto che la Chiesa è popolo di Dio e ha detto che è l'esperienza della fede quella che accomuna in questo popolo, ha ridisegnato in qualche modo il volto della parrocchia, sottolineando in modo particolare il suo tratto popolare. Aggiungo un secondo elemento che deriva anche dal Concilio. Quando il Concilio parla della Chiesa come popolo di Dio, riparte dal battesimo. Si veniva da secoli in cui al cuore della vita della parrocchia chi c'era? Il sacerdote. Era lui colui attorno al quale tutta la vita della parrocchia si muoveva, era organizzata. Perché in fondo da Trento il sacerdote viene un po' identificato come colui che ci procura l'Eucarestia. E quindi capite, una cosa così importante non poteva che stare al centro, attorno al quale poi tutta la vita della parrocchia si muoveva, organizzata però dal parroco. Il Vaticano II riparte, ma anzitutto riparte dal battesimo.
riparte dicendo che la Chiesa è prima di tutto un popolo di battezzati, con una dignità comune che il battesimo conferisce. E solo in questo popolo di battezzati ci sono alcuni, i ministri ordinati, che esercitano un ministero in funzione di tutti. Capite il capovolgimento di prospettiva? Non è più il sacerdote di Trento che determina tutto il resto, ma è una comunità di battezzati che invoca la presenza di ministri che siano al suo servizio. Ecco, il Vaticano II allora rilancia anche questa relazione nuova tra il ministero e i ministeri e un popolo al cui servizio i ministeri si pongono. È dentro questo quadro allora che vengono ridisegnati dal Concilio i rapporti, le relazioni tra i battezzati. Vengono ridisegnati in termini di prima collaborazione, ma poi faccio un passo avanti, in termini di corresponsabilità. Cioè in termini di una responsabilità per la missione della parrocchia che non è più soltanto in capo ad uno, il parroco, ma è una responsabilità che siamo chiamati a condividere come battezzati. La parrocchia allora diventa una comunità nella quale il Vangelo è affidato non solo più a uno, ma è affidato al popolo dei battezzati, nella diversità di carismi, di ministeri, sotto la guida di un ministero che è quello apostolico. Ecco, questo è un momento, è un passaggio importantissimo ed è un passaggio, permettetemi di dire, che nonostante ormai 60 anni dal Concilio fatica ancora ad entrare nei vissuti delle nostre comunità. Tutto sommato riusciamo a costruire tra di noi, lo dico senza alcuna polemica, relazioni di collaborazione. Anche un po' il nostro linguaggio, un po' clericale, esprime questo, no? Quando noi preti, alle volte senza pensarci troppo, diciamo sono i miei collaboratori. In qualche modo esprimiamo così un pensiero, in qualche modo una forma mentis che ahimè ci portiamo dietro, no? E che si è consolidata con secoli un po' di vissuti di questo genere. Ma il Concilio invece immette un germe nuovo in queste relazioni, è il germe della corresponsabilità, cioè di una responsabilità nella missione della Chiesa che vogliamo condividere in nome del battesimo, anzitutto. Qui abbiamo una frontiera che sta ancora davanti a noi e il cammino sinodale penso che ci provochi anche in questa direzione. Vado più velocemente perché vorrei arrivare alla fine senza avervi stancati. Il Vaticano II dunque rimette in gioco questi elementi in una prospettiva che sempre di più assume la questione della missione come una questione decisiva. Perché diventa decisivo il tema della missione in relazione alla parrocchia? Perché piano piano ci si rende conto che la Chiesa del Vaticano II piano piano comincia a fare i conti con una società che non è più cristiana. E dunque il compito della Chiesa non può più essere quello di occuparsi della cura delle anime, perché capite, l'espressione cura delle anime significava fondamentalmente cura di coloro che sono già credenti. Allora questo andava bene quando si era tutti credenti, ma quando ci si rende conto che non si è più tutti credenti, allora capite che la cura delle anime deve diventare altra cosa. Non può essere più soltanto l'impegno della cura di coloro che sono già credenti, direi così, dei parrocchiani. La missione della comunità parrocchiale non coincide unicamente con la cura dei parrocchiani frequentanti, direi meglio, cioè di coloro che si siedono tra i banchi della Chiesa, grazie a Dio, ci sono ancora, e basta. Ma la cura animarum dal Vaticano II fa i conti e chiede di essere declinata in una prospettiva missionaria. I vescovi italiani,
Questa lezione l'hanno compresa molto bene, tanto che nei piani decennali della CEI che dal Vaticano II ad oggi ci hanno consegnato, questa attenzione alla missione della Chiesa è stata una dimensione costante, fino ad arrivare ad un documento preziosissimo di cui vi consiglio la lettura, un documento che ormai ha fatto 18 anni, è diventato maggiorenne. Faccio riferimento al volto missionario delle parrocchie in un mondo che cambia, di cui consiglio vivamente la lettura, perché sebbene siano passati 18 anni, è un documento ancora oggi attualissimo. Direi che su questa cosa i vescovi italiani hanno battuto Papa Francesco, lo hanno anticipato, perché tante intuizioni presenti in quel documento, poi Papa Francesco ce le ha rilanciate, ce le sta rilanciando. Dunque è un documento che davvero merita attenzione. Perché? Perché prova a leggere qual è la sfida allora di una parrocchia missionaria, ma di più direi, ciò che quel documento ci consegna è quel plurale interessantissimo, il volto delle parrocchie, il volto missionario delle parrocchie. Non è un errore, non è un errore. Ci stanno dicendo i vescovi che forse è arrivato il tempo in cui la parrocchia non può essere più pensata con una forma unica che semplicemente si reduplica tutte le volte che esiste in una parrocchia. Non è più possibile immaginare un solo modello di parrocchia uguale e condivisibile per tutti. Il volto missionario delle parrocchie in un mondo che cambia. E questa è una sfida decisiva. È una sfida che il cammino sinodale penso ci stia riconsegnando, perché, dicevo prima, nel percorso di discernimento che in questo anno e nel prossimo cominceremo a fare nel cammino di questo sinodo, sicuramente le parrocchie dovranno domandarsi, alla luce di quello che è il cammino che stiamo facendo, che volto vogliamo dare alla Chiesa in questo territorio? Che volto vogliamo interpretare della Chiesa in questo spazio che è un quartiere della città di Lecce, o forse è il quartiere di un paese nella provincia di Lecce, di una borgata, di un centro storico, di un centro in sviluppo? Che volto vogliamo dare alla nostra parrocchia? Il volto missionario delle parrocchie in un mondo che cambia. Ecco, quel documento, vado all'ultimo passaggio e mi avvio così alla conclusione, prepara il terzo passaggio. Ecco, il terzo passaggio, come potete immaginare, vorrei farlo un po' su quello che è il magistero di Papa Francesco, che è un magistero estremamente attento alla parrocchia. Ho iniziato citando uno dei suoi passaggi sulla parrocchia, lì dove all'Azione Cattolica ad ottobre scorso dice: la parrocchia è importantissima, è indispensabile, cioè non se ne può fare a meno. E Papa Francesco ritiene che la parrocchia abbia oggi ancora tante possibilità. Lui dice che qui non si tratta di rianimare un corpo in fin di vita a rischio di favorire un accanimento terapeutico. Perché qualcuno dice che la parrocchia sta morendo, è in coma, e quindi qualcuno arriva a dire: ma facciamola morire. E il Papa non è di questa opinione. La parrocchia non sta in fin di vita, non è a rischio di un accanimento terapeutico. Si tratta piuttosto di rinnovarla alla luce di quelle che sono le esigenze che lo Spirito ci fa cogliere come necessarie per questo tempo. E allora Papa Francesco pensa alla parrocchia in due forme, uso due termini un po' tecnici ma li spiego subito. Una parrocchia che deve essere cherigmatica, una parrocchia che deve essere mistagogica. Due parole che dicono fondamentalmente: una parrocchia che prende in carico l'annuncio del Vangelo tante volte come primo annuncio, cioè come annuncio che raggiunge alcuni
per la prima volta, lo dicevo prima, no, in riferimento ai ragazzi della catechesi, ma possiamo dirlo anche in riferimento a tanti adulti che non sono nati cristiani e che in un momento o l'altro della vita fanno i conti con passaggi, alle volte gioiosi, alle volte faticosi, alle volte di dolore, e che però sentono in quella situazione, in quella frattura della loro vita, per una volta in maniera significativa, che il Vangelo e la Chiesa possono essere una presenza significativa per la loro vita in quel momento. Potrei fare qui una serie di esempi. Dove sono le nostre comunità cristiane nei momenti della sofferenza, del lutto? Dove sono le nostre comunità cristiane quando si fa l'esperienza di una separazione? O dove sono le nostre comunità cristiane quando arriva la gioia di un nuovo figlio? Ecco, quelle situazioni di vita sono situazioni in cui fratture esistenziali possono essere luoghi di Vangelo. Allora, quando Papa Francesco dice che la parrocchia deve essere una parrocchia cherigmatica, ci sta dicendo questo: attenzione, perché c'è una sfida in gioco. Il Vangelo deve poter tornare ad abitare i passaggi della vita, le situazioni della vita. E questo è importante per, come dire, ripensare anche la forma della parrocchia, di cui parleremo più domani, non voglio anticipare molto, no? Ma di fronte a questo passaggio noi siamo chiamati a ripensare una struttura che Trento ci ha consegnato e di cui parlavo prima, in cui in fondo l'idea era quella di una struttura ben precisa in cui, vuoi o no, tutti dovevano entrarci. Oggi questo non è più possibile, per tante ragioni, ne parleremo domani. Dunque, una parrocchia cherigmatica, una parrocchia mistagogica, cioè una parrocchia che è capace di compagnia, di accompagnamento, una parrocchia in cui si possa trovare qualcuno che diventi mio compagno di cammino nell'esperienza della fede, ma anche nell'esperienza della vita, dove questo qualcuno non è necessariamente il parroco o il viceparroco, ma magari un laico, un operatore pastorale, una persona che vive la fede, tocca con mano il Vangelo come qualcosa di importante per la propria vita e allora vuole farsi compagno di viaggio di qualcun altro. Ecco, cherigmatica e mistagogica. E dentro questo quadro, evidentemente, è necessario mettere in campo azioni in grado di promuovere alcune, direi così, grammatiche fondamentali, capaci di contaminare il Vangelo e la vita effettiva del credente. Una parrocchia, cioè, che si ripensa a partire dall'umano, degli uomini e delle donne di oggi. E questo è possibile perché il Papa dice che la parrocchia non è una struttura caduca, ha una grande plasticità. E dunque, cito il Papa, Evangelii Gaudium 28, può assumere forme molto diverse che richiedono la docilità e la creatività missionaria del pastore e della comunità. Ecco, forme molto diverse. Toccano a noi queste forme, toccano al nostro discernimento, toccano al nostro desiderio di abitare significativamente in questo tempo così complesso ma anche così avvincente e in questo spazio geografico, culturale, storico, politico, economico, religioso, multireligioso in cui abitiamo. Quindi allora un superamento di un modello parrocchiale al singolare, una ricerca nel discernimento di quello che è il volto di parrocchia che oggi ci è chiesto. Un altro elemento è l'elemento formativo. Ne parlerò in particolare domani, ma oggi questa cosa la sollecito perché il Papa ce la rimanda. E la domanda è: chi forma i cristiani oggi? Chi forma i cristiani oggi? Se prendete Evangelii Gaudium, questa domanda in qualche modo traspare, direi, da una pagina sì e all'altra pure. Chi forma i cristiani oggi? Forma
non in dottrina, forma, significa chi aiuta uomini e donne a trovare una forma per la loro vita, per le scelte della loro vita. Questo significa formare. E allora la parrocchia da questo punto di vista evidentemente è incoraggiata dal Papa a farsi soggetto di formazione. Soggetto di formazione, ripeto, non voglio anticipare cose che dirò domani sera. E un ultimo aspetto, e mi avvio così alla conclusione, è il rapporto tra la parrocchia e le altre istituzioni ecclesiali. Papa Francesco ci pensa e in Evangelii Gaudium 29 ci dice che è molto salutare che le parrocchie non perdano il contatto con le realtà altre della Chiesa e che si integrino con piacere nella pastorale organica della Chiesa particolare. Ecco, questo è un altro elemento importante. La parrocchia ha una missione unica, ma la parrocchia poi al proprio interno è, direi, comunità di comunità, per usare un'espressione utilizzata tante volte per parlare della parrocchia, con l'attenzione però che non si assolutizzi un aspetto di queste di questi luoghi ecclesiali, ma si crei, per quello che è possibile, invece una relazione feconda, una relazione che faccia declinare bene questa pluralità di forme di parrocchia, forme di chiesa. E su questo sfondo, un'ultimissima sottolineatura la faccio in riferimento alla presenza della parrocchia nel territorio. E qui il Papa si limita a dire che la parrocchia è presenza della Chiesa nel territorio, senza ulteriori aggiunte. Però ricorda che la missione della parrocchia è quella di annunciare Gesù Cristo e questa missione si esprime tanto nella sua preoccupazione di annunciarlo in altri luoghi più bisognosi, sto citando Evangelii Gaudium 30, quanto in una costante uscita verso le periferie del proprio territorio e verso i nuovi ambiti socioculturali. La parrocchia si impegna a stare lì dove maggiormente mancano la luce e la vita del risorto. Questa è la sottolineatura missionaria che il Papa ci consegna. La parrocchia si impegna a stare lì dove maggiormente mancano la luce e la vita del risorto. Allora concludo, e concludo dando la parola al Papa che, come al solito, in poche battute dice benissimo ciò che io in un'ora avrò detto con tanti limiti probabilmente. Faccio riferimento a quello che il Papa ha detto in un discorso ai vescovi nella cattedrale di Cracovia ormai 6 anni e più fa, nel 2016. Diceva il Papa: la parrocchia è sempre valida, la parrocchia deve rimanere, è una struttura che non dobbiamo buttare dalla finestra. Qui sono parole inequivocabili. La parrocchia è proprio la casa del popolo di Dio, quella in cui vive. Il problema è come è imposto la parrocchia. Il rinnovamento della parrocchia è una delle cose che i vescovi devono avere sempre sotto gli occhi. Come va questa parrocchia? Cosa fai? Come va la catechesi? Sono domande di un vescovo in visita pastorale. Come la insegni? È aperta? Tante cose. La parrocchia è importante. Qualcuno dice che la parrocchia non va più perché adesso è l'ora dei movimenti. Cito ancora il Papa. Questo non è vero, dice il Papa. I movimenti aiutano, ma i movimenti non devono essere un'alternativa alla parrocchia. Devono aiutare nella parrocchia, portare avanti la parrocchia, come c'è la Congregazione Mariana, come c'è l'Azione Cattolica e tante realtà. Cercare la novità e cambiare la struttura parrocchiale? Quello che vi dico potrà sembrare forse una eresia,
ma è come la vivo io. Credo che sia una cosa analoga alla struttura episcopale. È differente, ma analoga. La parrocchia non si tocca. Deve rimanere come un posto di creatività, di riferimento, di maternità. È tutte insieme queste cose. E lì attuare quella capacità inventiva. Quando una parrocchia va avanti così, si realizza quello che, a proposito dei discepoli missionari, io chiamo parrocchia in uscita. Grazie per l'ascolto. Veramente, dico la mia, ho respirato. Quello che vi racconto come parroco e che ho risentito questa relazione. A volte mi faccio lo scrupolo, ma parlo sempre di no. Perché se nella parrocchia non si crea quel rapporto familiare, ma non si crea anche quella tipo di approccio in tutte le circostanze di una formazione che dobbiamo sforzarci di far percepire nel modo di presentarla come gioia di condividere lo stare insieme nel conversare su determinati argomenti. Ecco perché spesso vi ho parlato, quando ero parroco, Don Michele segna sull'agenda, noi ci sposiamo a gennaio del 2024. E quando ci vediamo, lunedì sera, come? Da mo'? Dovete preparare la casa, dovete pensare alla festa, eccetera. Cominciate a venire tutti i lunedì. Il lunedì dei fidanzati. Il mercoledì dei catechisti. Non per dire farete questa lezione, di che cosa parlerete. Perché non tutti i catechisti hanno la possibilità di frequentare l'Istituto Superiore di Scienze Religiose. Ma il desiderio di approfondire la bellezza della fede, la consapevolezza di una gioia per la quale ci danno lezione le antiche catechiste. Vi dico ancora una volta, scherzando, sorridendo, arrivato in parrocchia trovai la catechista della mia mamma ed era l'unica che anche all'età di 70 anni, affascinava quando preparava alla cresima e soprattutto alla prima comunione. E vi aggiungo che alla fine di ogni lezione, tutti, incontro di formazione, c'era la sosta al Santissimo, ma dove i bambini dovevano fare la loro preghierina. È chiaro, si finiva qualche volta a ridere, ma qualche volta fiorivano delle preghiere straordinarie. Guardate, noi come sacerdoti, mi rivedo parroco, ci giochiamo la nostra credibilità nel tipo di rapporto che creiamo con le persone, anche quando dobbiamo manifestare l'esigenza di momenti formativi in occasione di tappe importanti, che non sono solo la prima comunione, la cresima e la preparazione al battesimo.
Cioè, questa è una rivoluzione di tipo pastorale di cui oggi c'è bisogno, perché noi ci stiamo abituando solo a lamentarci che se vengono non vengono più in chiesa. Ma cosa facciamo per suscitare il desiderio della conoscenza della fede, dell'esperienza della preghiera, del dialogo sui problemi di menage familiare? Metto insieme le cose, perché se parliamo solo di catechesi, di questo e di quest'altro, sembra che continuiamo a fare il catechismo di una volta. Il solo riferimento al menage familiare, per non dire l'educazione dei figli, le difficoltà, eccetera, ci fa capire che entriamo in quelle dinamiche, in quelle relazioni, in quelle problematiche che i fidanzati vivranno, che i genitori già vivono e per le quali magari vi possono presentare delle domande. Ecco la bellezza, allora, in una parrocchia che diventa veramente un luogo di confronto, un luogo di dialogo, un luogo di cammino di fede. Ma Don Vito desidera anche le vostre domande. Domani sera? Sono già domenica. Va bene, guarda. Allora modera Don Damiano. No, non modero. Ringraziamo per la presenza. L'attenzione vista da qua era veramente totale e il fatto che nessuno si sia alzato per andarsene ci dice molto come sia stato interessante, ma soprattutto concreto quello che Don Vito ci ha detto. Adesso lo aspettiamo, ci ha incuriosito perché ci ha detto ecco domani sera, per cui hai suscitato tanta curiosità che domani sera saremo tutti quanti qui ad ascoltarti. Grazie Don Vito. Concludiamo con un'Ave Maria, Eccellenza. Puntuali alle 19:30. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Maria, Madre della Chiesa, vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. Grazie a tutti, grazie a Don Vito, a domani.